Esiste un esercizio che ti permetta di mantenere la schiena flessibile evitando dolori ed infortuni? Vabbè, sicuramente sì, se no non avrei neanche fatto il video. Ciao, sono Vai Beniamino, fisioterapista, preparatore atletico e ideatore di PhysioFix. In altri video abbiamo già parlato di lombalgia e dolori posturali e ti ho mostrato alcuni esercizi per evitare l'insorgenza del mal di schiena, sia per l'attività sportiva che per la quotidianità. Se vuoi approfondire l'argomento, trovi il link dei video qui sotto in descrizione. Sono tutti esercizi molto importanti, ma se dovessi sceglierne solo uno che possa aiutarti il più possibile, sceglierei questo. E ora ti spiego come eseguirlo. Viene definito esercizio di allungamento globale, perché mantenendo questa posizione sei in grado di allungare tutta la catena muscolare. Devi sapere infatti che il movimento umano funziona a catene muscolari, cioè a intrecci di muscoli più o meno profondi che collaborano per una stessa funzione. In questo caso stiamo parlando della catena muscolare posteriore, e cioè l'intreccio di muscoli dall'occipite fino ai piedi che ci permettono di mantenere la stazione retta e la schiena stabile. Le posizioni e i ritmi della vita moderna portano spesso ad accorciamento e disfunzione di questa catena muscolare, ma con questo esercizio sarai in grado di allungare tutti i muscoli della catena muscolare posteriore, focalizzando anche l'attenzione sulla respirazione diaframmatica. Tra parentesi, altro muscolo molto importante per prevenire dolori lombari. Per l'esecuzione dell'esercizio ci serve una parete bella libera, un tappetino per fare esercizi, anche se non è essenziale, ma così aumentiamo il comfort, e un pizzico di voglia di fare. Ho fatto un casino! Troppa voglia di fare! Ma adesso guardiamo come eseguirlo, e ti ricordo di iscriverti al canale perché ogni settimana parleremo di prevenzione, preparazione atletica e sport. Per eseguire correttamente l'esercizio, come dicevamo in precedenza, ti consiglio di usare una parete completamente libera e, se vuoi essere più comodo, anche un tappetino. Posiziona il tappetino vicino alla parete. Il trucco per eseguirlo al meglio è avvicinare il sedere, e più precisamente l'osso sacro, alla parete, esattamente in questo modo. Per iniziare l'esercizio mantieni le gambe piegate, con i piedi a contatto, anche solo i talloni vanno bene. La cosa essenziale è cercare tre punti di contatto della schiena alla parete, e cioè l'osso sacro il più possibile vicino alla parete, un punto dorsale in mezzo alle scapole attaccato alla parete e l'occipite attaccato alla parete. Posizionare le mani con i palmi rivolti verso l'avanti, mantenendo le spalle e le braccia completamente rilassate. I mignoli sfiorano il pavimento. Da questa posizione retrarre il capo come se volessimo fare il doppio mento, quindi portare il mento all'interno. Già in questa posizione io sento tensione sulla parte lombare, dorsale e occipitale. Per poter aumentare la tensione possiamo allungare le gambe fin dove riusciamo. Il trucco però è allungare le gambe senza mai staccare l'osso sacro, la dorsale o l'occipite dal muro, e senza neanche perdere la posizione del mento in retrazione, come dicevamo in precedenza. Quindi, riassumendo, ricerco i tre punti di contatto: sacro, dorso e occipite. Faccio il doppio mento, appoggio le mani con i mignoli che sfiorano il pavimento e spalle belle rilassate. Cerco di allungare gli arti inferiori senza però perdere i tre punti di contatto e senza perdere il doppio mento, fino a sentire tensione sia sotto le gambe che sulla schiena. Io in questo momento sto percependo già il massimo della mia tensione. Eventualmente, per poter aumentare, posso andare ad allungare il più possibile le gambe e infine agire anche dei piedi, ma questa posizione per me è già troppo perché sento troppa tensione sotto il ginocchio, quindi la riduco un pochino e mantengo questa posizione all'incirca 1 o 2 minuti. Mantenendo la posizione focalizzo l'attenzione, come dicevamo in precedenza, sulla respirazione diaframmatica, e quindi gonfio la pancia quando prendo aria, porto in dentro l'ombelico quando butto fuori aria.
Quando sono passati circa 1 o 2 minuti, poi proseguendo con l'allenamento si può anche mantenere la posizione più a lungo, richiamo le gambe verso il petto, lascio andare l'occipite, stacco i punti di contatto alla parete e mi posso riposare volendo anche eseguendo un esercizio di allungamento in avanti. Per le prime volte ti consiglio di ripetere questo esercizio 3 volte mantenendo la posizione circa 1 o 2 minuti. Successivamente, quando avrai preso la mano con l'esercizio, puoi mantenere la posizione anche solo una volta, cercando di arrivare a 5 o 6 minuti di posizione mantenuta. Un solo esercizio, ma che ti darà grandi benefici, soprattutto se lo usi per fare una pausa dal lavoro o dalle posizioni mantenute a lungo durante la giornata. Per dubbi, domande o richieste di approfondimento, non esitare a contattarmi qui sotto nei commenti o direttamente su Instagram. Ed iscriviti al canale perché ogni settimana parleremo di sport, fisioterapia e preparazione atletica. Mantieni la tua schiena flessibile e buon allenamento!